amigos, bienvenidos una vez más a nuestras clases de italiano. Estamos subiendo el nivel al nivel B2. ¿Qué significa el nivel B2? Que no solamente sé hablar, sino que aplico cada una de las palabras en contextos específicos y le puedo dar un valor. Vamos a hacer un ejercicio de lectura corto donde aparecen algunas palabras y vamos a tratar de luego con verdadero, un ejercicio de verdadero y falso, tratar de entender qué significa esta pequeña palabra y los contextos que los usamos. Adelante. La commedia dell'arte. ¿Conocete le maschere del carnevale italiano? Arlecchino, pantalone, pulcinella, colombina e tante altre? Ogni regione italiana ha la propria maschera che la rappresenta, talvolta anche più di una. Queste maschere hanno origine dalla commedia dell'arte. La commedia dell'arte è un genere teatrale che nasce in Italia verso la metà del 1500 e si diffonde rapidamente in Europa, soprattutto in Francia, dove viene recitata dagli attori della Comédie Italienne. È uno spettacolo rivolto alla gente del popolo, molto diverso dal teatro di corte destinato a spettatori colti e raffinati. Il nome commedia dell'arte vuol dire commedia recitata da attori professionisti. La parola arte a quel tempo significava infatti lavoro, professione. Gli attori della commedia dell'arte recitano per mestiere. Vivono grazie al pubblico che paga per assistere agli spettacoli. La caratteristica principale è l'assenza del copione. Gli attori non imparano a memoria le battute, ma basano la propria recitazione su un canovaccio, cioè un breve testo, e improvvisano i dialoghi sulla scena. Vamos ahora a la comprensión del texto. Hay varias palabras que aparecen. Vamos a empezar con la palabra talvolta. Talvolta es un conector del discurso, o sea que conecta ideas, pero significa 1. L'accadere di una cosa ripetuta. L'accadere di una cosa saltuaria. El ejercicio es verla en el texto, entender y responder. La parola talvolta significa l'accadere di una cosa saltuaria, algo che succede de vez en cuando, saltuariamente. 2. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Copione. Uno, testo scritto per teatro o TV. 2, è l'arte di copiare. Il copione, se lo vediamo nel testo che abbiamo appena visto, significa ed è un testo scritto per teatro o per TV. Non è l'arte di copiare. Sì, è quello che gli attori hanno scritto e devono seguire. Numero 3, che significa battuta? Uno, l'arte di recitare da un attore o un'attrice, o la parte, o una frase o una risposta arguta. In questo caso, vedendo nel contesto di questa comprensione del testo, battuta significa la parte da recitare da un attore o attrice. Invece, se io lo uso in un altro contesto, una battuta è una risposta arguta, una broma, un chiste. Sì, vedere sempre che il contesto è importante.
e numero e ultimo che significa canovaccio. Primo, una trama. Secondo, parte che realizza l'attore o l'attrice. Canovaccio è appunto, come abbiamo visto nel testo, la trama da seguire. Con questo è tutto, avanti con il nostro livello B2, complimenti e a presto!